Maddalena Lombardi. Sì. Buonasera, sono l'assessora ai grandi eventi dell'amministrazione di Visciano. Siamo qui terza ed ultima serata del Carpine Visciano, premio Carpine Visciano, un evento di fondamentale importanza per l'amministrazione ma anche per la comunità. Un ritorno. Perché è un ritorno, dopo due anni di pandemia ci siamo, e un evento molto importante, come dicevamo prima, per la comunità ma anche per l'amministrazione, perché ci fa ricordare il nostro amato. Ma per tutta l'area. Esatto, per tutti. Padre Arturo D'Onofrio, dedito all'emarginazione, e ricordarlo con i cortometraggi è un modo unico e speciale. Quanti cortometraggi? Allora, i cortometraggi sono 58 e vengono sia dall'Iran, sia dalla Germania, dall'Italia, da varie parti del mondo. Stasera c'è un evento, oltre la premiazione c'è un concerto, diciamo, ci fa onore un concerto, un gruppo musicale. Concerto dedicato sempre al padre Arturo D'Onofrio. Al padre Arturo D'Onofrio.